Rieccoci insieme, cari telespettatori, col nostro consueto appuntamento con i comuni del Veneto, l'ANCI. E questa volta affrontiamo un tema veramente caldissimo. Perché? Perché si parla, lo vedete anche dai giornali, dai quotidiani in questi giorni, di infrangere, di necessità assoluta di infrangere il patto di stabilità, ovvero quel limite che è dato alle amministrazioni pubbliche, in primis i comuni sono coinvolti, di spesa oltre il quale non si può andare. Pena, adesso ve lo spiegheremo bene, delle sanzioni che poi vanno a ricadere sui cittadini. Cosa succede? Che non potendo superare quel limite di spesa, i comuni sono bloccati, non possono pagare i fornitori. Di qui a catena, comuni, enti pubblici in generale, poi si arriva fino all'amministrazione dello Stato con un'esposizione debitoria enorme. Si parla di percentuali due cifre addirittura del PIL del nostro paese. Però la situazione sta diventando veramente insostenibile. Perché? Perché non si muovono le attività produttive, non si riescono ad avviare determinati lavori importantissimi, indifferibili, per esempio attività di ristrutturazione delle scuole, per fare un esempio nei piccoli comuni, e tante altre piccole attività che potrebbero un po' muovere l'economia. Cosa sta succedendo? Adesso vedremo di capirlo perché la situazione in questo momento è veramente calda e il presidente, il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, ha minacciato chiaramente: noi infrangeremo, e vedremo adesso, e di questo parleremo in modo particolare, oltre ad altre tematiche, perché ce ne sono veramente tante sul fuoco con i nostri ospiti. Ben ritornato il direttore di ANCI Veneto, Dario Menara, grazie di essere qui con noi. Ben arrivato il sindaco di Campo San Martino, esponente della Lega, Paolo Tonin. E ben Buongiorno a tutti. ritornato Giancarlo Piva, sindaco del comune di Este, invece esponente del PD. Peraltro entrambi sono stati candidati, rispettivamente Senato, Giancarlo Piva, Sì. e invece Camera dei Deputati. Quindi hanno un passato abbastanza caldo. Per Se siamo qua, però non siamo stati eletti. Siete qua. Altrettanto per Però è venerdì, quindi poteva anche starci. No, perché adesso no, è vero, adesso è me. C'è un giornata calda. insediamento adesso, C'è quindi. l'insediamento, quindi dobbiamo stare a vedere che cosa succede. A questo proposito anche avremo una notizia calda che ci dirà tra non molto anche l'esponente della Lega, perché è sindaco per esponente della Lega. Prima andiamo al tema odierno, direttore. Allora, cosa sta succedendo? Cosa voi vi auspicate che succeda? Perché poi la regione dice una cosa, però i comuni fanno i conti con qualcos'altro. Io credo dobbiamo partire dai dati concreti dei bilanci dei comuni. Non dobbiamo dimenticare che quest'anno 2013 per i comuni il saldo sarà positivo. Cosa vuol dire? Che i comuni risparmieranno 4 miliardi. Se messi assieme ai miliardi degli ultimi 3 anni, e I sono comuni del Veneto o comuni in No, 4 generale? miliardi riguardano i comuni d'Italia. D'Italia. Se messi assieme al saldo positivo degli ultimi 3 anni, sono altri 6 miliardi e 450 milioni, significa che i comuni hanno risparmiato negli ultimi anni oltre 10 miliardi. Allora, io chiedo, se i comuni risparmiano, gli altri comparti dello Stato cosa fanno? Ecco, questo se lo chiedono in tanti, se lo chiedono in tanti. Cosa Nel dici? Veneto, Sì. scusi, nel Veneto il saldo per i comuni è di oltre 1 miliardo e 200 milioni di soldi che sono stati avanzati, messi da parte, ma che i comuni non possono spendere. Ecco, voi comuni, voi sindaci di comuni per carità, minori, perché sappiamo che anche in Veneto comuni come Venezia hanno un'esposizione debitoria enorme, ma cosa fate per non arrivare a degli eccessi di spesa che altri comuni, in altri paesi, posti d'Italia, regioni d'Italia invece non riescono a fare o che lo Stato non riesce a fare? Cioè, Ma non è un miracolo, no? non è che facciamo miracoli, noi purtroppo siamo fermi, sono ferme le opere pubbliche, limitiamo e tagliamo le spese correnti, riorganizziamo i nostri enti. Diciamo che questo patto di stabilità sicuramente è negativo, sicuramente credo che le manifestazioni che l'ANCI nazionale, tra l'altro, ha organizzato per il prossimo 21 di questo mese, 21 di marzo, e saremo con tutti i nostri sindaci a Roma a protestare collettivamente per dare anche evidenza di questi limiti. Ecco, il patto di stabilità purtroppo ha fermato l'economia dei piccoli comuni. Purtroppo
dei piccoli comuni significava fino all'anno scorso dai 5.000 abitanti in su, ma da quest'anno significa di tutti i comuni, anche dei piccoli comuni, e questo forse è uno degli altri elementi che non è stato ben considerato dai governi che si sono succeduti. Il patto di stabilità blocca l'economia, questo è il tema, blocca gli investimenti, ma blocca anche le spese correnti, perché anche nelle spese correnti il patto di stabilità interviene dando dei saldi, per cui cosa significa questo? Significa che molto spesso siamo costretti a rallentare i pagamenti per riuscire a fare in modo di restare all'interno dei limiti che sono dati e che sono limiti dinamici, cioè si vedono di mese in mese. Perché? Perché dipende da quante entrate hai, quante sono le uscite che puoi fare. Questo cosa significa? Significa che ci sono tante imprese che avanzano soldi dai nostri comuni, soldi che abbiamo in cassa, che non è che non abbiamo, cioè ecco la differenza direi a volte tra comuni di diverse latitudini nel nostro Stato, l'Italia è molto lunga, ecco, è il fatto che noi i soldi ce li abbiamo in cassa e non dobbiamo andare a debito per pagare opere pubbliche, servizi per i nostri cittadini. Ecco, ce li abbiamo in cassa e non riusciamo a spenderli, a pagare rispetto a lavori già fatti. Questo è il problema concreto, ecco. Perché il livello di indebitamento dei nostri comuni è molto basso. Il livello di indebitamento del comune di Este ad oggi è del 6%. Nel 2013 arriverà, secondo gli impegni che stiamo facendo, al 5%. L'anno prossimo sarà sicuramente al 4%. Ecco, stiamo parlando di comuni di questo tipo. Cioè comuni che hanno soldi, che non procedono di indebitamento e che mettono alla fame le proprie aziende. Infatti è trasversale questo accordo, quindi a prescindere dall'appartenenza politica. Sì, io direi che sono molto d'accordo con Giancarlo, lei ci ha fatto una bellissima domanda, cosa fate voi sindaci per questo? Intanto paghiamo, cioè paghiamo purtroppo la conseguenza della nostra virtuosità, perché per esempio io cito il mio comune, ma credo sia un esempio abbastanza significativo di qual è la differenza con altre latitudini del nostro paese. Il mio comune ha 15 dipendenti su 6.000 abitanti circa. Io ho conoscenza di comuni delle stesse dimensioni che ne hanno 107, 132, 97. Cioè voglio dire, questa è un'infamia. Beh, questa è una cosa che non può più essere accettata. Ecco, io chiederei... Se allora lo Stato vuole riorganizzare questa cosa qua, lo deve fare con dei parametri chiari, cioè deve dire che negli enti locali minori, quali siamo noi, ci deve essere un dipendente ogni tot abitanti. Non può esistere questa diversificazione qua. Per quanto riguarda invece il patto di stabilità, anch'io sono molto d'accordo con Giancarlo, cioè i nostri comuni hanno dei soldi in cassa, anche se sono stati accantonati in tesorerie centralizzate adesso, no? Hanno dei soldi, il mio comune ha quasi 4 milioni di euro. Caspita, che non può spendere. Che non può, cioè, questo non è un problema. No, ma infatti adesso spiegheremo anche bene ai nostri telespettatori qual è questo meccanismo, perché giustamente tanti si hanno chiesto anche in passato perché non si possono spendere, cosa succede, questa è anche delle sanzioni importanti. Un attimo solo che vi interrompo, dovrebbe esserci una telefonata. Pronto? Sì, gentile signora, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno, da dove chiama? Italo dalla provincia di Padova, un argomento assolutamente importante, oltre che interessante, ma prima di tutto sottolineerei il fatto che è un argomento molto importante. Io sono d'accordo con quello che ha detto lei in presentazione. Zaia vuole andare contro il patto di stabilità. Io non sono leghista, però mi pare che sia una cosa assolutamente indispensabile e necessaria, anche perché, siccome mi pare di aver capito, che il patto di stabilità in qualche modo ci è imposto dall'Europa. Allora io, per quanto riguarda la cosiddetta comunità europea, vorrei far presente tre cose. La prima, che noi sui titoli di Stato paghiamo mediamente il 7%, mentre la Germania paga cifre incredibilmente basse. La seconda, noi veniamo invasi continuamente da extracomunitari e l'Europa se ne strafrega. La terza cosa, va bene, è che a un certo momento ognuno deve essere anche, deve avere, e poi voglio dire, l'esempio dei due Marò. Se noi siamo Unione Europea, l'Europa doveva farsi carico del problema. Allora, noi serviamo all'Europa come passo meridione dell'Europa, ma l'Europa ci sta non solo ci sta danneggiando, ma ci sta tradendo. Lei pensi, non è questione di Marò, doveva prendere una decisione comunitaria. I tassi, che ogni Stato ha i suoi tassi.
gli extracomunitari ci dobbiamo assorbire tutti noi, ma che razza di Unione Europea? Io credo che qualcuno che vuole difendere l'Unione Europea non abbia nessun elemento per dirci che questa Unione è assolutamente indispensabile. Chiarissimo. Ecco, io soltanto questo volevo solo. La ringrazio per l'ospitalità e saluto i suoi ospiti. Grazie molto del suo intervento. Grazie a lei, signora. Allora, adesso vediamo di rispondere al nostro telespettatore. In primis ha fatto la medesima domanda, quindi di precisazione questo patto. Giacalopiva, questo patto di stabilità benedetto, chi ce lo impone, cioè ce lo siamo, e infrangerlo in che termini, perché ci sono delle sanzioni che ricadono sui cittadini. Allora spieghiamolo bene a chi ci ascolta in modo che abbiano le idee chiare, in modo semplice più possibile. L'obiettivo del patto di stabilità, diciamo che parte come un obiettivo virtuoso, cioè dobbiamo cercare di diminuire l'indebitamento dell'Europa e quindi degli stati membri dell'Europa. E quindi ora, è un qualcosa di europeo, parte dall'Europa. Sono degli obiettivi che l'Europa si dà per cercare di diminuire l'indebitamento e quindi diciamo far valere di più l'economia di tutta la nostra Unione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che rafforziamo il valore dell'euro, perché il minore indebitamento rafforza il valore della moneta che circola all'interno dell'Unione Europea. Ecco, da questo elemento ogni Stato ha avuto degli obiettivi di rientro all'interno di parametri che ci siamo dati. Maastricht ha dato dei parametri. Ogni Stato però, e questo è l'elemento che noi non sottolineiamo mai abbastanza, no? Perché noi parliamo di patto di stabilità interno, cioè poi ogni Stato ha deciso come declinare gli obiettivi che gli sono stati dati. Cioè, l'Italia ha stabilito, e purtroppo su questi governi che si sono succeduti hanno sempre mantenuto questa linea, che per raggiungere gli obiettivi di diminuzione dell'indebitamento doveva intervenire sui filoni, su quelle aree della pubblica amministrazione che più spendevano, che più non erano sotto controllo. E quindi ha deciso che questo settore erano gli enti locali, e i primi enti, la prima parte della pubblica amministrazione che è stata soggettata al patto sono stati gli enti locali. Prima il direttore del NANCI diceva appunto degli obiettivi raggiunti dal comparto degli enti locali. Noi abbiamo raggiunto e stiamo raggiungendo sempre gli obiettivi che ci ha dato lo Stato. Non altrettanto la pubblica amministrazione statale, cioè lo Stato, i ministeri, hanno avuto obiettivi stringenti come quelli che abbiamo avuto noi enti locali. Quindi, alcuni comparti dello Stato non hanno il patto di stabilità. La difesa, per fare un esempio concreto, non ha il patto di stabilità. Cioè il patto di stabilità lo pagano gli enti locali. Con questo concetto, siccome abbiamo 8.000 centri di spesa, perché sono più di 8.000 i comuni, cerchiamo di tenere questo comparto sotto controllo, perché così riusciamo ad avere maggiore possibilità di rientrare negli obiettivi. Però ormai il comparto degli enti locali è stato spremuto al massimo, non c'è più niente da spremere. Poi è verosimile che dopo magari ci sono ancora delle aree dove il concetto che diceva il mio collega sindaco è vero, cioè dobbiamo porci degli obiettivi di standard, cioè non è possibile che noi abbiamo che il 98 dipendenti, c'ero io su un comune di 17.000 abitanti, in altre parti d'Italia 98 dipendenti c'erano in comuni da 1.300, da 3.000 abitanti. Ecco, cioè il problema dei costi standard che era stato inserito all'interno dei concetti del federalismo, non portato poi purtroppo a conseguenza, sono anche questi, cioè non dobbiamo fare tutta l'erba un fascio, però il comparto degli enti locali ormai ciò che doveva dare l'ha dato. Dobbiamo fare in modo che questo patto di stabilità, cioè raggiungere gli obiettivi di virtuosità, sia anche condiviso dal livello statale, cioè i ministeri devono cominciare a spendere meno, a riorganizzarci. Non dobbiamo dire sempre che i comuni devono riorganizzarci. Purtroppo le conseguenze di uscire dal patto di stabilità ancora oggi sono pesanti, perché non le paga l'amministratore, il sindaco, la paghiamo anche noi indirettamente, perché ci limitano l'indennità, insomma, però questo potremmo dire che noi resistiamo di fronte al bene dei cittadini, ma lo pagano i cittadini, perché
l'importo di sforamento viene trasferito in tasse ai cittadini. Ecco, questo diventa impossibile. Quindi, ecco, allora io le chiedo, in questo momento in cui non puoi neanche aggiungere una briciola di tasse alla maggior parte dei cittadini, a parte chi sta bene, vabbè, magari se uno si fa volontario di questo, ben venga, però la maggior parte non, veramente non ce la fa. È impensabile allora a questo punto sforare, perché se il pagamento consente a alcuni di vivere, consente ad altri, cioè permette ad altri di morire. Cioè non è neanche... Beh, guardi, io ho il mio punto di vista e chiaramente lo porterò avanti a tutti i livelli di dove posso incidere, diciamo. È che questo patto di stabilità si incide su tutti i cittadini e quindi è impensabile che un singolo comune possa decidere di rompere il patto di stabilità. Però se questa decisione viene portata avanti a un livello un po' più elevato, e qui mi riferisco appunto al progetto del partito che io rappresento, che è la macro regione, chiaramente anche in base a quello che diceva il Presidente Zaia proprio qualche giorno fa, se noi sforiamo tutti insieme, voglio un po' vedere chi ha il coraggio di venire a incidere su quella parte d'Italia e penalizzare quella parte d'Italia che rappresenta quasi il 60% del prodotto interno lordo. E così. Ma io sono non hanno esitato fino adesso, potrebbero farlo e quindi i cittadini si trovano nelle peste, tra virgolette. Guarda, io credo che i cittadini si trovino nelle peste ugualmente, perché questo è un passaggio cruciale secondo me. Cioè che noi o incidiamo adesso, abbiamo ancora pochissimo spazio, o veramente rischiamo il default di questa nazione qua. Cioè, perché non è possibile che noi pensiamo di uscire da questa situazione senza decisioni drastiche. Io a tutti i livelli in cui sono chiamato a intervenire dico questo, dobbiamo dare dei segnali forti e prendere delle decisioni, perché se non lo facciamo lo farà la gente per noi. Il segnale delle ultime elezioni politiche... Che preoccupa l'Europa peraltro. È grandissimo, è grandissimo il segnale. La gente, e basta... uscire insomma nei bar, nelle piazze, a parlare con qualsiasi, c'è un'antipolitica che non è contro gli amministratori locali, che sanno bene i nostri cittadini che noi più di tanto non possiamo incidere, possiamo fare, è contro proprio questo sistema che non può più essere di mano, per cui bisogna che lo prendiamo il coraggio, io invito anche il coraggio a quattro mani e diciamo basta, cioè ormai siamo in una situazione di non più possibile rinvio, diciamo. Certo, infatti vediamo che molti punti l'attenzione anche qui i nostri spettatori più sulla responsabilità dello Stato che non dei piccoli comuni, quindi questa consapevolezza c'è. Chiedo a lei, il nostro telespettatore ha manifestato quello che è un sentimento che ormai sta strisciante un po' ovunque, un anti-europeismo spinto, cioè l'Europa ti chiede solo oneri dal punto di vista economico, finanziario eccetera, limiti, poi non va ad agevolare le nostre norme tipo la tutela del Made in Italy anziché altre situazioni, non ti viene in aiuto quando ti trovi invaso da fiumane di persone che poveretti hanno anche bisogno di un sostegno, però l'Italia se le prende, altri mettono le barricate o peggio, però in compenso non ti viene a dare un supporto e la Merkel è molto reticente nel recepire il messaggio che viene anche dalla Francia di dire freniamo, e Monti adesso buonanima finalmente ha voluto anche allungare una parola nel dire freniamo questo rigore eccessivo, la gente diventa intollerante all'eccessivo rigore. L'Europa ha paura di quello che è successo in Italia, cioè il 25% del Movimento 5 Stelle, vuol dire il popolo che si muove e non dà un segno chiaro di disistima alla politica, fa paura anche all'Europa in generale, però la Merkel è rigida in questo senso. Che cosa può dire a questo riguardo anche nei confronti di quella che è la situazione che vivono i piccoli comuni naturalmente? Io credo che un sindaco non, quando ha un problema concreto non pensi all'Europa, pensa che purtroppo tutte le questioni si riversano su di lui, la famiglia che si separa e i figli che vanno affidati a un istituto, l'anziano che viene spogliato di tutti i suoi averi da persone e poi viene portato in casa di riposo chiedendo al comune che paghi la retta. Che adesso però c'è una sentenza della Corte Cassazione che rischia di pagare le famiglie. Sono tutti questi problemi, il sindaco guarda questi, non
pensa l'Europa il sindaco, deve confrontarsi e quindi con qualcun queste altro cose. Dovrebbe dare e ci risposte. Sono sindaci che rinunciano all'indennità, che la mettono a disposizione di tutti questi casi, magari danno i soldi alla loro segretaria. Io non ho ancora visto pezzi dello Stato, alti dirigenti che facciano questo. E i costi della burocrazia in Italia sono certamente superiori ai costi della nostra organizzazione nei comuni. I comuni danno continuamente risposte al cittadino perché non possono sottrarsi. Chiarissimo. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme e diamo parola anche ai nostri telespettatori, quindi li ricontattiamo tra pochissimo. Dove si andrà a finire? Chi ecco, intanto noi stavamo parlando appunto alla frase dove no, si va bene. Sì, no, stavamo chiacchierando, nel senso che ci sono comunque spese veramente onerose che non consentono ai comuni di proseguire. Stavo parlando con lei forse come discorso. A questo punto il fatto che magari voi possiate ritornare a Roma, fare delle istanze, che tipo di soluzioni potrebbe portare? Quindi che ruolo viene ad avere anche il governo in questo governo che si deve costituire? Intanto speriamo che il governo si costituisca, perché credo che sia una necessità assoluta per i cittadini più che per il governo stesso o le istituzioni. Scendere a Roma significa dare un segnale forte, un segnale che il territorio proprio non ce la fa più. Quindi io credo che se chiunque sia il governo che ci sarà, debba prendere in mano questa situazione e sciogliere questo patto di stabilità, cioè non c'è niente da fare. Chiedo solo questo, adesso passiamo la parola al nostro spettatore un attimo solo, se lo scioglie il governo sì, deve andare chiaramente in Europa a chiedere la possibilità di scioglierlo, chiaramente, esatto, deve andare mica così con le scorte in mano come si dice qua da noi, però è meglio che lo faccia il governo che non il singolo sindaco. Certo, ma oppure lo deve rimodulare, cioè deve caricare una parte del peso del nostro patto di stabilità sui ministeri, per esempio lo carica sullo Stato e comincia a risparmiare anche da quel punto di vista. Esatto, lì. C'è la telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno, signora, dica. Buongiorno, sono assolutamente d'accordo con i sindaci, soprattutto il sindaco della Lega di San Martino, della Lega di San Martino, che è la stessa cosa. E, credo che se perdiamo anche questo treno, non ne andiamo più. Credo che questo sia l'ultimo treno, ma l'ultimo treno non tanto per il partito, ma per noi cittadini, perché ormai siamo come siamo. Non ho mai sentito a livello di Roma una parola per questi nostri imprenditori che se ne stanno suicidando uno alla settimana. Io credo che siamo arrivati al limite. Non perdiamolo questo treno, fate raccogliete firme, i cittadini sono, non possiamo che essere dalla vostra parte. Diamoci una mossa, il grande difetto soprattutto dei veneti è quindi di essere troppo urti, di non osare, alziamo la testa, perché se vogliamo bene al nostro popolo dobbiamo assolutamente andare fuori da questo patto di stabilità nei modi che possono essere concessi e se l'ultimo con la disobbedienza civile, perché avete i cittadini dalla vostra parte, se volete raccogliete le firme, perché credo che giustamente saranno tanti. Grazie, signora, buongiorno. Cosa rispondiamo appunto alla signora? Poi appunto c'è anche un altro messaggio che è arrivato, forse riguarda più direttamente voi sindaci, per chi ha perso lavoro, che non ha assolutamente soldi per pagare le tasse, la casa, poi adesso arriverà anche la TARES, bisogna ricordarla. Purtroppo nell'ultimo anno si è assistito a un neocentralismo che non esisteva più da tanto tempo. La scelta del federalismo non è di una parte o dell'altra, è una scelta di civiltà, perché responsabilizza i livelli più bassi dell'amministrazione mettendo tutti gli amministratori sullo stesso piano. Quindi il passo indietro che si è fatto sul federalismo è un passo che va contro la civiltà. Qui resto veramente esterrefatta, perché abbiamo avuto il direttore generale di un'onchia, di
di Unioncamere del Veneto, quindi rappresenta tutte le camere di commercio. Sì. Abbiamo i presidenti di associazioni di categoria, dagli industriali, eccetera. Voi comuni, che continuano a propugnare questo in modo forte. Abbiamo avuto degli studi che sono stati condotti, peraltro, e portati anche al governo centrale in questo senso di spese maggiori, dove il centralismo è spinto rispetto a una cosciente delega alle autorità locali, responsabilizzazione anche in questo senso. È mai possibile che invece si sia proceduto in senso contrario? Perché? Perché l'Europa chiede questo? No, assolutamente l'Europa non lo chiede, perché sono scelte, secondo me, scelte lontane dalla politica, perché la politica aveva già individuato questa strada che probabilmente qualche alto dirigente propugna, ma sono lontani dalla volontà della nostra gente e dalla capacità di gestire concretamente poi le cose. Perfetto, altra telefonata, pronto? Sì, signora, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Sono Luca, chiamo da Padova. Dica tutto. Senta, io vorrei dire che ormai è ora di dire le cose come stanno, signora. Il patto di stabilità non è altro che un assurdo sistema introdotto per fare una obbrobriosa perequazione a vantaggio di amministrazioni che hanno sempre e continuano comunque in perdita a sperperare. Vorrei solo porre attenzione al fatto che nessuna forza politica ha mai fatto nulla per fare in maniera che tutte le risorse che sono partite qui dal Veneto, risorse economiche, che sono partite qui dal Veneto verso Roma, non hanno più fatto ritorno per l'inerzia di tutte le formazioni politiche, Lega compresa. Il Veneto tuttora ha un assurdo residuo fiscale di 20 miliardi di euro all'anno che sta portando e ha portato l'economia del Veneto ad essere liquefatta. Rendiamocene conto, signori, l'Italia è finita. Quando un'azienda non riesce a pagare, è finita, l'Italia non paga più nessuno ed è fallita. Mille grazie. Grazie del suo intervento, Sindaco. Rispondendo al telespettatore e poi anche al messaggio che è arrivato. Guardate, non ho visto il messaggio. No, lo leggiamo. Ma io credo che si diceva dell'Europa, no? Noi dobbiamo domandarci, ma cosa è capitato negli altri paesi europei? È capitata la stessa cosa che sta capitando da noi? Assolutamente no, non è così. I comuni non stanno soffrendo negli altri paesi europei quello che stiamo soffrendo noi. È stata una scelta politica dei governi che si sono succeduti e devo dire anche dell'ultimo governo. Il governo Berlusconi ha avuto questo tipo di impostazione, il governo Monti ha avuto questo tipo di impostazione che andava a caricare sugli enti locali il peso delle manovre. Quello che diceva il cittadino, sì, è vero che il Veneto dà allo Stato più di quanto riceve. E dobbiamo anche però pensare che non sono solo i servizi degli enti locali nel Veneto che fanno i servizi dello Stato, ci sono anche i servizi dello Stato nel Veneto che paghiamo con le nostre tasse. È vero, ne paghiamo più di quanto complessivamente il Veneto riceve per i servizi statali degli enti locali. Io credo che sono state fatte delle regole che avevano una validità. Guardate, l'ho detto prima, il tema dei costi standard vale per gli enti locali, ma vale per la regione, per esempio, vale per le regioni. Ci sono regioni che spendono molto di più, ma perché? Perché non hanno la virtuosità che ha anche la nostra regione, per esempio sui costi sanitari. Ora, questo tema, purtroppo, lo diciamo adesso, ma in tanti anni di governo, che è stato fatto fino a ieri mattina, questi temi non sono stati realizzati. Si è parlato tanto, purtroppo, realizzato molto poco. Adesso diciamo che dovremmo avere fiducia nel nuovo governo che si succede. Io purtroppo non sono così ottimista, perché non so che tipo di forza avrà il governo che potrà uscire da questo Parlamento, che non ha una maggioranza al Senato che possa consentire di governare con forza, perché guardate che le riforme di cui si sta parlando ottengono solo se c'è un governo che è forte, che fa scelte radicali anche nella riorganizzazione dello Stato. Guardate che qua bisogna intervenire sul taglio della burocrazia, perché chi è che ha imposto queste regole agli enti locali? Sicuramente la politica nazionale ha il suo peso e le sue responsabilità, ma sono i burocrati dei ministeri che hanno trovato la scorciatoia di imporre queste regole agli enti locali, e loro sono ancora lì e non hanno tagliato sulle loro spese.
Ecco, intervenire su quei livelli vuol dire avere un governo che è forte. Purtroppo la situazione politica che abbiamo visto, che stiamo vedendo, ci dimostra il fatto che oggi molto probabilmente non faranno il Presidente della Camera e del Senato, forse si farà nella notte o domani, perché non c'è intesa neanche sulle cariche istituzionali che dovrebbero cercare di aggregare le forze politiche. Ecco, a me preoccupa molto questo, che non ci sia un governo forte che faccia riforme radicali. Per esempio togliere le province, ma non vuol dire togliere i consigli e i presidenti della provincia, vuol dire togliere i prefetti, i questori, i responsabili delle varie articolazioni dello Stato che sono nelle province. Lì ci sono i risparmi da fare, non nei comuni. Assolutamente. Chiedo anche lei, secondo lei uscirà il Presidente della Camera, del Senato in breve ma tempo? Ma non credo nell'immediato. C'è qualche un accordo, possibilità qualcosa? In più, forse al Senato potrebbe esserci. C'è stato un accordo, qualcosa che si è raggiunto? Ma io che lei, sentore, come ho visto un po' prima di entrare qui da voi un comunicato di una testata online che diceva di un'apertura fatta da Maroni per un atto di responsabilità, diciamo, per appunto appoggiare eventualmente un governo anche con PD e Monti per raggiungere i numeri appunto almeno al Senato, dove di fatto c'è il problema, insomma. Certo. Io, questa è una news, anch'io l'ho letta, non è che appunto posso... Sapevo molto di più. Ecco, quello che voglio chiedere un po' per rispondere ai messaggi che stiamo vedendo, appunto le immagini di quello che sta succedendo nel frattempo, e non so a che punto sono dello spoglio delle votazioni. Chiedo a lei, sono arrivati diversi messaggi mentre voi parlavate, intanto li leggevo giusto per dare risposte ai cittadini, e chiedono, uno chiede, ma adesso una persona che ha perso il lavoro, che ha perso tutto, come potrà pagare le tasse che comunque incombono sulla casa e tutte le altre che stanno a venire? Un altro che dice, quando adesso il cittadino ha finito i risparmi, visto che comunque non riesceva alla fine del mese, ma attingi sempre al tuo gruzzoletto. Una volta che hai finito il tuo gruzzoletto, anche lì come potrai fare? E altri due messaggi invece di rivolta decisamente, dicevano a questo punto andiamo addosso alle banche e portiamoci via tutto quello che c'è. Allora, per carità, i primi due messaggi hanno anche una loro logica perfetta e meritano appunto una risposta. L'altri, secondo me, però riflettono uno stato di rabbia molto molto forte, in cui si era già parlato in un'altra occasione. Questo lo si rischia in modo indiretto, cioè magari quella persona che ha disponibilità, che va a ritirare, come aveva detto un sindaco di un comune del Bellunese, va a ritirare i soldi alla cassa automatica, che poi viene seguito da persone che per rabbia gli danno addosso. Quindi c'è, se in alcuni comuni, in certe realtà molto povere, già questa sensazione di pressing sociale esiste, il fatto che possa dilagare diventa molto pericoloso. Allora, che cosa può fare il cittadino che non ha più soldi? Come fa a pagare? Allora, guardi, è proprio il tema che credo anche che... Anche con un altro, noi vogliamo pagare le tasse, se guadagnassimo felici di pagare, senza guadagnare possono inventare tutte le tasse che vogliono, che non le paga più nessuno. Guardi, con me qui si apre un fronte, cioè voglio dire, una porta già sfondata, diciamo, no? E credo che anche il collega Piva sia d'accordo con me, cioè che noi siamo il primo fronte, la prima trincea dove il cittadino arriva. Purtroppo noi siamo abbastanza impotenti, perché la prima cosa che facciamo nei confronti di un cittadino, e ci succede quasi tutti i giorni, che viene a segnalare la loro posizione di insofferenza, la prima cosa intanto che i nostri cittadini chiedono non è assistenza, non è questo, chiedono lavoro. Sì, cittadini, che questa è la cosa, perché vengono a chiedere lavoro. Nel sud invece chiedono assistenza. Noi abbiamo una grande dignità, noi veneti, sì. Credo che, insomma, e ringrazio la signora di prima dell'intervento telefonico di prima, che ha detto che noi facciamo le cose e loro ci sussè, perché abbiamo proprio bisogno della cittadinanza che ci dia sostegno su questo. Che cosa possiamo fare? Beh, la prima cosa è segnalare il problema ai servizi sociali, dove credo che tutti i comuni abbiano qualche fondo di primo intervento, diciamo, ma parliamo di quisquilli e parliamo di cose abbastanza irrisorie. Cioè, nelle altre cose siamo abbastanza impotenti, diciamo. C'è qualche movimento, adesso qualche associazione qualche fondazione anche sì, bancaria, detto, così, stanno facendo cose, ma parliamo proprio di palliativi. Cioè, io ho questa sensazione da sindaco, in molti casi mi sento effettivamente impotente. Ed è la peggiore cosa che può succedere a chi è tenuto ad amministrare. Poi vediamo che cosa veramente si può consigliare, perché questo poi... tante volte ce lo chiedono, cioè se non hai soldi cosa fai? Paghi le tasse, non paghi le tasse, ne paghi una quota, non paghi, quindi proprio dal punto di vista
giuridico che cosa sarebbe meglio fare. Vediamo se appunto è possibile dare una risposta in questo senso. Pubblicità, poi ritorniamo insieme. Sono arrivate. Allora, vediamo se riusciamo ad avere la telefonata. Aspetto segno comunque dalla regia appena ce l'abbiamo. No, abbiamo, mi sa che ce l'abbiamo in collegamento. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno. Roberto, salve, saluto i suoi ospiti. Buongiorno. Ieri sera ho visto Santoro. Eccolo qua, stavo dicendo. Non so, non so se ho fatto male, però ho visto gli imprenditori con gli occhi fuori dalla testa e parlano di suicidi. O la buttate in burla e alla fine chi vive di soldi statali, di soldi vecchi, della gente che si accoppa, dell'Italia che fallisce e non gliene frega niente per irresponsabilità, per stupidità o perché pensano che sia la barzelletta, o se no non pensano che sia ora di... Qua non c'è più tempo di parlare di pensioni d'oro, c'è tempo di dire bloccare tutte le pensioni a 1500 euro. Chi lavora e prende la pensione non prende più la pensione, o lavori o prendi la pensione. Togliere vitalizi, togliere 4-5 consigli d'amministrazione, togliere cose che sono fuori da ogni grazia di Dio. Cioè, la finanza, mandarla solo dai politici, dalle cricche statali, dai veri evasori, dai responsabili, dai criminali che hanno distrutto il paese. Non rompere più le scatole nei bar, dagli artigiani, bloccare le tasse alle nuove imprese. Chiarissimo. Chi è in giacca e cravatta e sta facendo la bella vita, mandarli a lavorare. La burocrazia, non è solo burocrazia pagare burocrati, vuol dire mettere zecche alla gente che ha voglia di lavorare. Ieri hanno sequestrato un camion con le arance di un siciliano che alla fame vendeva le arance del raccolto, gli hanno sequestrato tutto. Cioè, se continuiamo così poi, non piangete se qualcuno va a prendersi un fucile e fa una strage. Chiaro, no, è stato chiarissimo il suo messaggio, grazie del suo intervento. Direttore Minara, cosa rispondiamo al nostro telespettatore? Ma che questa rabbia non è solo sua, non è solo sua, purtroppo la rabbia è diffusa. Bisogna pensare che dobbiamo individuare delle risposte nuove per queste ultime urgenze che ci sono. E purtroppo sono ancora i comuni, perché non ho mai sentito nessuno che vada al prefetto, per esempio, ad esporgli la sua situazione, ma vada al suo sindaco. E il sindaco ormai soldi non ne ha più. Ecco, noi, sindaco, chiedo anche a lei l'appello un po' del telespettatore, che però fa coro a tante altre situazioni. Poi noi abbiamo parlato appunto anche martedì scorso sera del problema degli imprenditori, di cui veramente a livello nazionale non si fa cenno e non si può dire che sia una strategia psicologica, perché anzi si sentono ancora più abbandonati dell'abbandonato in cui già si sentono, per cui diventa veramente vergognoso. Secondo lei, poi chiedo a voi che eravate anche candidati per ruoli importanti, cardine del governo, che cosa può essere realisticamente fatto? Realisticamente, premesso. Ma, secondo me ci sono degli interventi che possono essere fatti da parte di uno Stato serio, sottolineo serio. Cioè serio vuol dire intanto che è affidabile. Affidabile vuol dire che paga i suoi debiti. Vuol dire che paga le aziende che lavorano per lo Stato, come noi vogliamo pagare le aziende che lavorano per i comuni. Guardate che non siamo qua a dire basta a questo patto di stabilità, perché noi vogliamo riavviare i lavori nei nostri comuni, i piccoli lavori, quelli che vengono fatti dalle imprese locali, dalle nostre piccole imprese. I nostri comuni non fanno lavori da decine di milioni di euro, fanno i lavori da qualche centinaio di migliaia di euro, insomma, su cui lavorano legalmente, in base a delle gare,
necessario farle per la trasparenza e la concorrenza, ma lavorano le nostre piccole imprese. Ecco, noi diciamo no al patto di stabilità perché vogliamo essere leali con le imprese che lavorano per noi, vogliamo farle lavorare e in lavori pubblici utili, perché quando parliamo di asfaltare le strade, io non so, il mio amico sindaco quant'è che non asfalta le sue strade, ma io sono 4 anni che non riesco ad asfaltare le strade. E poi magari i cittadini, ecco, si fanno vogliamo male. Mettere a posto le nostre scuole, vogliamo fare opere utili, non vogliamo spendere i soldi dei nostri cittadini nel nulla, perché i nostri cittadini, i propri amministratori li controllano passo passo. Assolutamente. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Luigi da Rovigo. Prego, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire ai nostri politici che abbiamo lì, i nostri sindaci, che il nostro signor Monti ha fatto delle cose un po' strane. Non è andato a tirare via gli sprechi, ma bensì ha dato delle tasse. Quindi al mio campo di mais, se vado a tirare via il concime, non mi rende più quello che dovrebbe rendere. E quindi è questa la situazione. E andremo sempre peggio. Andremo sempre peggio perché questo va a dire tirare via ciò che produce, ma però continuiamo a avere i nostri cari sprechi. Tutto lì. Grazie, 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 grazie del suo intervento. In conclusione, una battuta, sindaco. Sì, beh, io credo che il signore abbia aperto qualche cosa di veramente di attualità, vuol dire è entrato nel merito dei provvedimenti del governo Monti. Beh, la mia parte politica l'ha osteggiata in tutte le maniere il governo Monti, perché cioè, quello che ha fatto il professor Monti, bocconiano, potevo farlo anch'io che non sono dell'Università Bocconi, chiaramente. Mettere nuove tasse, eravamo capaci tutti, perché la tassa dice che era un atto dovuto e così via, ma cioè, secondo me la conseguenza delle decisioni le stiamo vivendo oggi in maniera molto pesante. Mi collego anche alla telefonata precedente, perché questi discorsi di questo signore io li sento tutti i giorni, in quanto oltre a fare il sindaco faccio anche l'agente di commercio e frequento i bar. Diciamo, questi sono chiaramente i discorsi che si sentono da parte dei cittadini e così via. Quindi che fare per fare come ultima spiaggia e così via? Chiaramente bisogna che perché si possa fare qualche cosa ci sia un governo. Perché se non c'è un governo, signori miei, se qui parliamo solo alla luna, cioè qui chiaramente... Ma quindi bisogna trovare che trovino un accordo a Roma, assolutamente. Si deve fare assolutamente un governo, perché se no qui rischiamo di brutto. Quindi sì, le decisioni per obbligare le banche a elargire più credito, tagliare tutti i costi, le può prendere solo un governo. Se noi non facciamo un governo, qui veramente rischiamo di brutto. Perfetto, siamo arrivati proprio in conclusione, dobbiamo lasciarci, deve aggiungere qualcosa? No, vi aggiorneremo su quel che succederà naturalmente, come sempre, con il nostro notiziario Anci Veneto Informa, grazie ai nostri sindaci, grazie al direttore. Arrivederci a Roma il 21. A Roma il 21, perfetto, e da Roma il 21 verremo a sapere qualche cosa in più. Grazie a voi come sempre di aver partecipato, noi naturalmente ci ritroviamo la prossima puntata per un altro approfondimento in diretta, grazie.